Ok, ho splittato il video come dicevo, così. Aspettate che magari vi avvio il timer. Il cronometro. Ehi! Aspetta! Khan, è lui che devo tutto. Senza il suo aiuto, la Tora sarei a marcire in quell'anomalia. Non avrei mai raggiunto la biblioteca. Se non fosse per lui, Miller non mi avrebbe neanche degnato di uno sguardo. Non so che genere di uomo sia, non so neanche se sia davvero umano. Hunter mi ha indicato la via, è certo, ma è stato Khan a guidarmi ad accompagnarmi. È strano, ma persino i sottoposti di Miller, che in genere li conosco soltanto l'autorità, ripongono fiducia in quel nomado filosofo e ne ascolto ogni parola. Khan esercita una misteriosa influenza sull'animo umano. Mi piacerebbe incontrare un uomo, ma fa troppe domande a cui soltanto lui può avere risposta. Ma se ci pensate bene, durante quella Ciao, visione, Artyom. Ti avevo detto che ci saremmo rivisti. dei tetri I col Ranger hanno muro, allestito una base niente male. la voce non puoi Ho fuggire al saputo futuro, che c'aveva avevi la sua ottenuto aiuto voce. dalla Polis. Qual è Lo la tua so. prossima mossa? Non lo so. La consegna del silenzio. Ti stai trasformando in un Ranger. Guarda bene la strada che hai imboccato, Artyom, e sii consapevole della sua destinazione. Le chiese russe Si sono raccoglie molto quello che ben si è seminato, decorate. Artyom. La violenza produce violenza, la guerra altra guerra, e la morte porta solo morte. Per spezzare questa catena, agire senza dubbi o ripensamenti non basta. Ma Bene, Artyom, ho chiacchierato anche troppo. È ora di andare. tanto qualsiasi finale Addio. faccio, il Last Light va a finire in un'altra maniera. A parte che c'hai il revolver, mi pare. Che cazzo di arma? C'hai la spara dardi. Quella che spara i dardi di legno. Allora, cosa sappiamo? Non c'è un granché di utile qui dentro. Solo qualche indizio, anche se indica una via per il D6. Allora, quella è la nostra destinazione. Va bene. Sei pronto? Namo. Come te la passi? È tutto pronto, Ullman? La legna è pronta. Vladimir? L'attrezzatura è pronta. E voi, ragazzi? Pronti? Allora si parte. Tu rimani lì? Ah. Posso avere un caschetto come il vostro? Mi piace. Ma io c'ho ancora la maschera antigas. Ah no, quella l'ero tolta. Non ho molti filtri, 14 minuti sono praticamente... No, non so 14 minuti di filtro nel gioco, ragazzi, fidatevi. Non sono 14 minuti di filtro. No, sono tipo... 20 minuti nostri. Che altro, la maschera l'abbiamo cambiata. Coltelli ne abbiamo, munizioni ne abbiamo. Qua, se ci fosse quella spara dardi la prenderei adesso, a posto della pistola. Ma non c'è, l'avrei dovuto prendere prima. Va bene. Anche se so che quella lancia dardi è praticamente come le coltelli silenziati, praticamente. La spari, li spari e dopo un po' potete riprenderli. Allora, la nota non era lì, quindi... se io vado per di qua, per esempio, non c'è niente. Va bene. Un mucchio di ragnatele in bocca. Ciao, topi. Pronti? Sono i vecchi Entrate. sotterranei della chiesa. Galleria buia, la Un'altra ruota che che cigola cigola e l'odore della e morte. l'odore della morte. Fu così che ebbe inizio il nostro viaggio verso la D6, ma la nostra meta sembrava più vicina. E mo' mi sta venendo in mente che mi sa che sono 10 capitoli, quindi io in teoria con altri 6 video io lo dovrei riuscire a finire. Stando alla mappa si può arrivare al D6 in vari modi. La via più breve è attraverso le strutture Vedo il sino alla lanciafiamme. Kievskaya. Proviamo di lì. Kievskaya? Ho sentito strane storie su quella stazione. C'è stata un'esplosione nelle gallerie e molte persone sono rimaste sepolte vive. Si dice che siano sopravvissute. Ah, è un Le treno a incendiarono vapore, quasi circa. immediatamente. Pare anche che sia stato avvistato qualcosa di strano in quelle gallerie. Merda. Una specie di nebbia. Cazzate, probabilmente. Ma certo. Chi vuoi che ci creda? Vladimir ha perso tutta la sua famiglia nelle gallerie e non ricorda come sia successo. Noi non stiamo bene. Artyom ha qualcosa che non va. Ma va, dopo che è svenuto dice queste cose. Oh, di nuovo qui.
La mosca di una volta. Sì, padre. Continua a camminare. La madre! È, no, è la madre di Artyom! Perché mi caccia indietro? Artyom! Eh no, dai! Ero arrivato! Ma che cazzo? A parte il fatto che va fatto tipo la scena da Metal Gear. Svegliati, Artyom, svegliati! Ottimo, si sta riprendendo. Sposta la luce, lo stai a cercare. Artyom, mi senti bene? È un caffè, non ci starebbe bene. Non ci starebbe male. In realtà vorrei andare a fare un po' di tempo. Non te lo posso dire. Stiamo arrivando. Qui c'è un portello stagno. Te lo dico, mi prendi il pazzo. Come su Call of Tulu. Se ve lo dico che dai, non posso dirlo. Lui c'ha il fucile a canne mosse, se muore me lo dai, è vero? Boris, dà un'occhiata al cancello. Boris. L'unità di controllo è finita in mille pezzi. Tutte le linee sono isolate. Vedete, qua abbiamo i guantini piccoli piccoli. Dobbiamo aprire questa porta. Artyom, tu resta qui e coprici. Non vogliamo avere sorprese. Oh la la. Però questa poi non la ridai le altre armi, vero? Oh. Ah, però questa è pericolosa se non sbaglio. C'è qualcosa là fuori. Tipo non la posso caricare oltre al limite più di tanto. Qualcosa si sta avvicinando. Ignoralo. Ah, vedi, me l'ha ridata, ma mi ha messo una cosa. Dai, è stronzi. Devo praticamente... Il problema di questo lanciafiamme è che devo... Io adoro quest'arma. Basta. Sto andando a fuoco io. Ho toppato. Ho toppatissimo, raga. Non li devo far salire perché se gli do fuoco mentre sono saliti sono cazzi. Ma fate ricaricare un attimo. Anomalia non ci fa un cazzo, raga. Fermi, fermi. Raga, non serve niente, l'anomalia non ci tocca. Presto, o saremo fottuti! Ecco fatto! Il cancello è aperto! Via, via! Merda, non si accende! Ragazzi, non serve, tanto non ci fa niente. Cioè, sì, in teoria vi fa una marea di ma... Beh, ci ha detto culo. Sera è crashato il gioco, raga. Poche parole, è crashato il gioco, raga. Semplice, semplice proprio. Io questo lanciafiamme me lo vorrei portare, ma credo, no, c'ha troppe poche cose. Arriviamo Kalashnikov. Perché devo ricaricare ogni volta che prendo l'arma? La strada è lunga. La strada è lunga. E questa è una nota. Continuo a fare stressioni, sono arrivato al punto di dubitare che si tratti di pura fantasia. Devo riavviare il cromo. Non mi era mai successo, sembrano più visioni in realtà. Diventano sempre più vividi, tormentano la mia coscienza anche se dopo che mi sono risvegliato non riesco più a comprendere il senso. Eppure giorno dopo giorno apro gli occhi con la stessa sensazione di angoscia. La premonizione di una catastrofe, una tragedia che sarò io a scatenare. Aspettate. Aspettate! Dimmi lutare un pochino. Ti tiri. Vado io per primo? Ovviamente! Il caos della galleria era stato fermato dietro ai portelli stagni.
sembravano invulnerabili, così come i miei compagni in quel momento. Ecco. Gliel'hai tirata? Siamo riusciti a entrare. Diamoci una mossa. Va bene. Tu comandi la squadra di assalto. Boris e Stepan, voi coprite il comico. Il comico. E quelle munizioni non mi servono? Siamo sicuri? Perché non ci sediamo a fumarci una sigaretta? Siamo troppo nervosi. I cattivi non si riposano mai, lo sai bene. È vero. C'è mai riposo per i cattivi. Allora, c'è una chiave. Io vorrei trovare quella chiave. Trovarla è il problema. Ma sicuramente sta nell'unico posto più sospettato. Qualcuno ha lasciato qui uno scheletro. Perché non ce lo teniamo per ricordo? Ma da scherzi, Ulmas. Tornate alla base e finisci a pulire le gallerie con uno spazzolino da mente. Sì, signore, ai suoi ordini, Lui si drammatizza così. No, è vuoto. Ma perché sono pieno, mi sa. Raga? Ragazzi? No, che il festaiolo è il primo che muore. Ecco la prima sfida. Arthur, okay. Fai scattare quegli interruttori. Quali interruttori? Questi? Beh, che cosa buffa. Peccato che sia rotto. Non posso salire le scale. Tesoro, è che è rotto. Che cazzo vuoi da me? Dai un'occhiata in quella stanza, Artyom. È rotto! Questa stanza. Guarda, mo mi manda a crepà. Cos'è stato? La chiave! Fotti sega, va attaccata a sto cacchio. Io vado ad aprire la cassaforte. Intanto sicuramente c'è roba che c'ho già, però. È che se cassaforti non c'hanno tipo, che ne so. Oddio, me la so persa. Era qua. Non c'hanno tipo qualcosa. Cazzo, c'era l'indizio. Vede, c'hanno una marea di roba. C'hanno poche cose, tipo le munizioni. Ma siccome non le sto usando, cioè al massimo. Comunque io vado sempre dei fucilazzi, ragazzi, perché conviene. Questa musica la Silent Hill. Apriamo qua. Ok. C'era anche un coltello. Apriamo qua. Madonna, quante cazzo di munizioni sto trovando. Vedete che me la sto giocando molto più stealth sta partita. Non le sto consumando praticamente. Guardate che è rarissimo in questo gioco trovare munizioni in sopravvivenza, Che a me mi sta benissimo dubbio, ma non è che lo sto... No, se lo sto giocando in spartano, cioè avrei il coso diverso. Quella dovrebbe partire. Dov'era? Che cazzo era? Ben fatto, Artyom. Ti sei appena guadagnato una medaglia. Ulma, controlla la pozza. Oh, no, io non ci vado. È buio da far paura là dentro. Allora tutto. È vero, porta bene. Ha fatto un buon segno. Se c'è della merda, vuol dire che qui dentro è rimasto qualcosa. Chi è che c'ha l'arma elettrica? Ah, tu, è vero. Cazzo, in 50 sparagli a uno non riusciamo a ammazzarlo. Prendi per il culo. Via libera. Sentite, la migliore difesa è l'attacco. Vladimir, resta con Artyom. E tu, ragazzo, stai indietro. Ok, andiamo. Scusate, mi devo spostare le cuffie, queste cose mi fanno male. Colonnello, non riesco a combattere in questo ambiente. Per la puzza, ho perso il senso dell'olfatto. Dell'umorismo però no. Ha ragione. Ok. Ne ho buttate così poche? No, non credo. Vabbè, Vladimir.
Mi è piaciuto come ho reagito. Uno alle spalle. Vabbè. Ma io non posso usare subito il medikit, raga. Non sono istantanei, sono morto. Non è istantaneo il medikit. Poi non è pro un medikit. Un'iniezione di penicillina, immagino. Un bicchierino per ogni Nosalis. Cosa mi dici, colonnello? Ma al diavolo, un'altra commediante. Smettilo di dire! Tutto sembra andare per il meglio. Ullman non scherza di pensare. Mille minacce di assegnargli giorni supplementari. Gli obiettivi vicini non esistono nella casa. Puntualmente annientiamo un nemico. Hunter aveva ragione quando diceva che al mondo non c'erano i più femminili dell'uomo. Continua a dirlo. Continua a dire queste cose. Continua. Mi raccomando, continua. Vedrai che porti bene. Da morire. Che non puoi capire. Vai il tuo. Carico. L'importante è non arrivare a meno di un colpo, cioè un colpo in canna ce l'hai, non lo tirare perché... Oh, che cazzo mi sta a colpire sto scemo? Perché vedete che fa... Che era? Oh, c'ho la batteria scarica. La batteria scarica! Perché? Che c'ho acceso? La luce? Ah sì, c'ho acceso la luce, cazzo! Comunque non si può morire due volte. Perché? Che siete là? Per la patria! Per una morte in tarda età! Ah, smettila, ce la faremo. Continua a dirlo, dai, continuate, continuate a dirlo, porta sempre bene. Cioè a canne mozze sarebbe stato molto più efficace. Qua devo montare bene. Non ti azzardare a colpire. Merda. Merda. A me non mi aiuta nessuno però. Vabbè raga. Porca la puttana. Sana. Devo usare il fuoco rapido, quello mirato non serve a un cazzo. Ecco perché tutte quelle munizioni. A quanto pare ce l'abbiamo fatta. Dai un'occhiata a cosa c'è dietro quella porta. Io? Ok. Cazzo! Sparagli! Cazzo! Cazzo! No! Ma tira fuori la pistola, no! Boris, amico mio, perché? Perché? Così la ammazzavano. Stefan, basta. Non lo puoi aiutare, Stefan. Andiamo. Che bastardi! Boris, giuro sulla tua memoria che non li mollerò un solo istante finché avrò vita! Ma quel lato sdrammatizza, eccolo. Sta aspettando una battuta stupida, dai! Quelle bestie maledette! Non sono stato io a ucciderli, eppure mi sento colpevole. Dopo un viaggio finalmente tranquillo, la trompa si festeggiare e ho abbassato la guardia. Capitano ovvio, proprio! Non mi sono fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, non ho aiutato il tempo il mio compagno, non sono riuscito a strappare la morte. Ho strascinato questi impavi di ieri in quella che si è rivelata la loro ultima impresa. I ranghi della nostra squadra già più esigui continuano a sostigliarsi. Quanto mi guardano i palmi delle mani danzo... Aspetta, quando mi guardi i palmi delle mani nella luce danzante del fuoco mi sembra di vedere la pelle velata di sangue. Vabbè. Okay. C'è una stazione di pompaggio. Hai tirato tu il coso? È una cosa, è una faccenda. Perché ci sono delle alcune... No, speravo di poterlo buttare giù. No, come si apre? Forse si aprono solo in modalità... In un'altra modalità. Un po' di più. Un po' di più diventavamo vecchi. Oh! È aperta! Ah! Armi in pu... Armi... Mettete le maschere.
Che palle, c'ho la maschera brutta io, quella di Smoke di Rainbow Six. Ulmar, controlla la pozza. I compiti più invitanti sono tutti per me, vero? Ma quale pozza? Credo sia controlla la stanza, non la pozza. Ah, vedete che mi stanno dando parecchio carburante per lanciafiamme, ma non me lo so portato. A questo punto avrei potuto cambiare il fucile da pompa con lanciafiamme. Il problema delle armi ad espressione è che bisogna ricordarsi. Non si ricaricano. Oh no, dimmi che non ci sono i cosi acquatici. Com'è che si chiamano? Guarda, come si chiamano quei cosi? Sirene? No. I folletti. Non mi ricordo. Oh. Oh, prendi subito sto coso. Però non è la versione quella potenziata. Cazzo. Laggiù c'è un passaggio. Non abbiamo altre possibilità. Muoviamoci con cautela. Che cos'è? Maledetti Nosali. Ci hanno scoperto. Mi sa che questo non è quello. Non è quello potenziato. No. Cioè, non è che mi sa. Non è quello potenziato questo. Nessuno che viene da me? Se sparo con questo. Vabbè. Attenzione. Dovrei usare. Se avessi quello potenziato potrei sparare 4 colpi. Perché il doppio colpo non li ammazza, porca puttana. Allora vedi che non è questione di. No, non è il momento di un attacco. Artyom, non è il momento di un attacco. Scusate, devo ricaricare. Ah, ecco perché. C'è uno screech. Vabbè, io lo chiamo screech. E crepa. Ma uno non può sprecare 50 colpi per un nemico solo ogni volta. Non è che non sto da solo. Guarda. Ma se magari ci muoviamo mentre spariamo, invece di sta a fare sto cerchio maledetto che non serve a nulla se non a farci diventare un bersaglio. Su. Sto formato il cerchio, non funziona. Formate il cerchio, va fatto dopo che abbiamo una posizione di vantaggio. Oh. Siamo arrivati. Pare proprio così. Quanto c'ho di batteria? Aspetta che la ricarico. Merda, di qui non si passa. La butto giù a calci se non ti dispiace. Ma cosa succede? Sembra una porta antisfondamento. Ok, entriamo. Ok. Mo lo prendono da sotto, guarda. Guarda, Dai un'occhiata in quella stanza, Artyom. Va bene. Tanto tocca sempre a me. Ma devo andare io? Sì. Non far sì che chiude la porta sotto di me. Non chiudere la porta. Non chiudere la porta. Magari non entrare così. Ma lasciare Resident Evil 2. Bene. Molto bene. Tutto bene, Artyom? No. Ottimo, cercheremo di raggiungerti. Tu intanto cerca l'uscita. Buona fortuna. No, gli scarafaggi. No, 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 questi cosi no. Ah, soffrono la luce, è vero.
Soffro una luce, devo tenere la luce accesa. Ci attaccano le spalle. Ah, t'ho beccato, stronzo. Soffro una luce. Allora, accendino. Qui c'è la maschera. Beh, sì, ho sprecato dei colpi. Lo so, era uno sfizio personale. Sapete che mi ricordo? Allora, non so se ci vuole, cioè, se molti ci hanno giocato a quel videogioco per PlayStation 3 di Turok. Che si chiama Turok ed è del 2002. Che c'è? Troppa paura? Oh cazzo. Questi stronzi sono come i zombie, che non li spappoli tutti, non se ne vanno mica. Che cazzo sei? Ah, sei qua. E adesso lanciafiamme e li ucciderebbe istantaneamente. Vedi? No, ancora vivo, ancora vivo. Allora, perché sono entrato qui dentro io come un imbecille? Per... Oddio, ma è un facehugger. Cos'è? Alien. Ok, ho una chiave, ma non so dove ficcare la chiave. È una cosa nuova, ho una chiave ma non so dov'è il tesoro. Senza la chiave, non possiamo aprire il cosiddetto tesoro, che serve la chiave per aprire il tesoro, senza il cosiddetto tesoro. Pur avendo la chiave, senza sapere che il suddetto tesoro, avendo la chiave, avendo la chiave. Dio, non mi ricordo più com'era la battuta di Jack Sparrow. Senza la chiave non possiamo aprire il tesoro che anche senza che avremmo senza, anche senza la chiave, supponendo di avere la chiave, non mi ricordo. Ho una chiave, questo è certo. Allora, questa è una porta antisfondamento, quindi non mi pare di vedere la cassaforte qui vicino, quindi direi, immagino sia più avanti. Ya perché parlo tedesco? Toc toc, permesso, eccola qua. Sto finendo i colpi. Te credo, ogni volta ne scarico 50 contro un nemico per ucciderlo. Ok, questa cos'è? Una strada alternativa? Oh oh, arrivo! Oh, guarda che passo dentro il buco. Ah, ecco. Che cazzo? Ah, ok. Chi l'aveva visto il tombino? No, 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 no. Beh, il verdetto è quest'arma non gli fa un cazzo. Stavo parlando di quel videogioco che si chiama Turok. Dai raga, ma non mi potete far sprecare 50 colpi per uccidere uno scarafaggio, porca puttana. Ma in realtà posso anche ucciderli col fucilino. Sì, possono morire anche in questa maniera. No, me devi... E c'era sta parte che stava praticamente, che poi non è proprio... Cioè, allora, Turk probabilmente era un manipolo di Marines contro dei dinosauri praticamente. No, ma è una tecnica per lanciafiamme, non ce l'ho. E praticamente, a parte il fatto che dovrei avere un bel po' di munizioni militari, quindi volendo posso... Com'era? L1 e triangolo? O era tenuto premuto? Mi sa che con questa non si può fa. Questa si può fa solo con quelle di cilindrata giusta. Devo salire? Forse sì, sì, sì. State, guardate un po'. Ah, me la ricordo sta zona. Sì, che me la ricordo. La zona del Kaiser, che è piena di sti stronzi. Perché sono lento? Non si sa. Grazie.
Ho sentito storie secondo cui i creatori della Metrona furono i primi a scavare tunnel e gallerie nel sottosuolo di Mosca. Diversi passaggi segreti furono costruiti tra le vici della città ai tempi del primo zar. È vero. Questo l'ho letto pure su un libro di storia. Ma gli operai incaricati dei lavori affermarono di aver visto grotte con l'unico polizia più antica esistente un tempo in memore. Gli ignoti artefici di questi passaggi sono stati migliaia di anni fa, lasciando nelle spalle solo un dedo di infine gallerie per segnare nulla, ora che dopo almeno 100 generazioni non sono solo di percorrere con passo esitante quegli stessi sentieri. Noi siamo gli ultimi sopravvissuti di che cosa? Guarda che non li dà per morti. Non li dare per morti. Adesso mi giro, c'è sta nemico. Oh là là. Quanto c'ho di carica? E la Madonna, e la Madonna, e la Madonna. Ok. Sto trovando veramente abbastanza munizioni. Certo, le finiscono un attimo perché porca puttana, mica morono sti stronzi. Beh, forse è quella la difficoltà della modalità sopravvivenza. Infatti ho detto, guarda, le munizioni le trovi, ma non ne devi fare attenzione a quante, a come usi le munizioni. Ma questa è di... cioè... ah, bene. Che di quella cazzo di porta? Ah, eccolo. Artyom, qui! Eccomi. Perché chi è morto? Abbiamo perso Stefan. Cazzo! Ehi, silenzio! Un rumore nella galleria. Non lo senti? Qualcosa si avvicina. Oddio, che è il treno fantasma? Cioè, lascia il treno fantasma? Sì. Che succede? Io sono pronto a sparare. Ma è un vecchio treno. Cazzo, sembra quella che ci stava a casa mia. Bene, bene. Ma entro. Sembra un sistema automatico. Bello. Posso andare io? Ho come un brutto presentimento. Hai detto? Dovevi proprio dirlo? Perché dovete dar voce ai vostri pensieri? Non c'è altro modo, dobbiamo prenderlo. Va bene. Saliamo su, famo se una siga. Andiamo se in caffè. Mettiamo se comodi, che sto coso è pure bello comodo, lo vedo. Ciao stronzi, tutti quelli che sono rimasti fuori. Andiamo, questo è posto mio, questo è posto mio, non me ne frega niente. Levate! La prossima stazione levate! Levate. Ok. Che cazzo è successo? Ormai eravamo vicini alla D6. Stentavamo a credere di avere trovato il legge di comando. Aia le mie orecchie. Sacrificare tutte quelle vite. Presto l'avremmo scoperto. Allora. Faccio un outro qui, va. Ci vediamo al prossimo, ragazzi. Vi ricordo che il canale è arrivato di più. Vi ricordo con Gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye.